100 TV, siamo qui con Don Gianni Citro, l'autore, l'ideatore della manifestazione della 10ª edizione di Equinozio d'autunno. Le impressioni di settembre di Don Gianni Citro. Impressionatissimo proprio, impressionatissimo perché San Giovanni a Piro, il suo habitat, il suo pubblico, Scario, questo piccolo mondo marinaro, insomma, si sono rivelati un terreno fertilissimo, straordinariamente fecondo. È proprio una terra di musica questa, veramente affamata di musica, assetata di cose belle, e stasera questa chiusura trionfale con il PFM, insomma, non poteva esserci di più e di meglio a conclusione di un festival così florido, così emotivamente forte e così impressionante. Una edizione carica di sentimento, una parola che è riecheggiata spesso nelle varie serate. Quali dei centri ha saputo esprimere più sentimento tra San Giovanni, Scario e Bosco? Ma il sindaco di San Giovanni, Scario e Bosco, che fa a me questa domanda, mi vuole mettere un poco in difficoltà e non so se forse vuole farmi dire cose che vorrebbe dire lui, ma vabbè. E diciamo che voi amministratori, tu sindaco, il vice sindaco Pasquale Sorrentino, siete stati una trama molto molto sensibile di sentimento su tutte e tre queste località, però credo che forse insomma da Bosco si è percepito qualche cosa di particolarmente tipico, cioè non più sentimento, non una questione quantitativa, ma una questione di qualità di sentimento. Forse il sangue che scorre nelle vene di questo paese, nelle vene della sua gente, è riuscito a far sentire una traccia di sentimento che ha dei connotati che mi appassionano molto, che trovo molto avvincenti e soprattutto molto molto motivanti per rimettere in piedi la nuova prossima edizione di questo meraviglioso evento. Quindi Don Gianni, come Ortega, trova in Bosco un centro ricco di sentimento. Con questo abbiamo chiuso e ci rivedremo l'anno prossimo per l'11ª edizione di Equinozio d'autunno con altri sentimenti, con altre sensazioni, con altri artisti e con lo stesso divertimento e con la stessa grinta di quest'anno. 100 TV, qui il Comune di San Giovanni a Piro, il sindaco di San Giovanni a Piro, il direttore artistico Don Gianni Citro e con lo stesso intervistatore improvvisato. Buonasera a tutti. Non parleremo molto perché hanno già parlato, ho detto sufficienza, è bellissimo essere qua, il posto è fantastico, pensiamo anche alla musica, che dire. Voglio sentire il rumore della piazza, 3, 2, 1... Si conclude la rassegna Equinozio d'autunno con un concerto che rimarrà nella storia. La PFM ha segnato un'altra pagina leggendaria di musica qui a Scario. Non a caso Franz Di Cioccio, scendendo dal palco, ha detto: abbiamo fatto ballare Scario. È proprio così. È successo questo, ma è successo anche altro. Ci sono incontrate tante persone sotto un palco, sotto il palco di Equinozio, che ha messo insieme da un lato artisti di fama internazionale come Mannarino, gli Stadio, James Enese, Giuliano Palma, e dall'altro artisti locali, dilettanti ma non troppo, perché l'antologia di Spoon River
è un'altra pagina di sentimento e di libertà che a Equinozio d'autunno ha reso ancor più celebre quella che fu una pagina a sua volta di musica e di storia fantastica che i ragazzi di Scaro dei Latitanti hanno portato in scena nella giornata clou che era sabato 12 settembre. È un altro frammento importante è stato giovedì a Bosco quando è stato consegnato il premio Ortega nelle tre sezioni, sezione letteratura al ministro Riccardo Nencini, sezione arte a un artista di street art Gonzalo Borondo e sezione politica e società Raffaello De Ruggeri, sindaco di Matera, capitale europea della cultura 2019. Nel decennale di Equinozio d'autunno si è deciso di riprendere la formula antica che era quella della settimana lunga, settimana che poi si è trasformata in due weekend di musica d'autore con presenze importanti, con presenze istituzionali importanti ma anche con presenze di pubblico ragguardevoli. Equinozio dà appuntamento al 2016, siamo già al lavoro, ormai il sodalizio con colui che è stato definito il prete rock con Don Gianni Citro è sancito e sono convinto che darà grandi risultati in futuro. La PFM come conclusione spettacolare di un Equinozio che inizia oggi e chissà dove ci porterà. Grazie a Cilento TV, ciao.